Che vita conduceva a Firenze? Molto modesta e molto monotona, insomma. La città stessa è monotona, insomma. Non è certo una città allegra, vero? Chi frequentava nell'ambiente fiorentino? I cosiddetti ermetici, si è detto con rispetto, perché insomma sono delle persone rispettabilissime. Posso chiederle qualcosa degli scrittori che ha conosciuto in quegli anni? O di cui ha frequentato le opere? Per esempio, preferisce Landolfi o Delfini? Direi nell'uno o nell'altro. Sempre col rispetto debito e con le distanze debite. E Carlo Bo? Carlo Bo era già un temperamento più, più fondato, insomma. E di Montale che cosa pensa? Montale è uno dei grandi nostri, quindi... Si è voluto vedere un rapporto tra certi suoi libri e l'opera di Céline. Credo che il rapporto sia giusto, perché veramente Céline mi ha preceduto nell'impostazione narrativa e stilistica. Comisso, l'ha conosciuto? Sì, io ho conosciuto Comisso. Comisso si vantava di essere tra gli ultimi che davano il saluto al morente, ecco, ricordo questo. Diceva, io voglio essere l'ultimo a dare il saluto al morente. Ma questo io ricordo vagamente, non so, non potrei fissare in che ora, in che minuto. Però. Gli altri scrittori che ha conosciuto, Bacchelli, Ungaretti? Bacchelli è una persona intelligente, che sa un po' tutto, insomma, è di quegli individui che sanno tutti. Ricco di molteplici conoscenze mentali e di grandi risorse, diciamo, anche di chiacchiera. È un vivace conversatore, per non dire un interminabile chiacchierone. Ungaretti è un caso un po' diverso dagli altri, insomma. Ungaretti era ambiziosissimo, vero? Tanto da fare, da soffrire se veniva dimenticato in un elenco di grandi poeti del momento. Forse lei è più indulgente verso gli scrittori del passato. Ma in genere preferisco leggere scrittori latini, non so, Tacito per esempio. Dante, lo ha letto molto? Ho letto parecchie cose di Dante, vero? Quale preferisce delle tre cantiche? Ma ho letto anche del Purgatorio, parecchio. E lei? Lei dove si metterebbe? Ma se vogliono mi metterei anche all'inferno. Certo nel Purgatorio avrei più da bascolare, da razzolare, insomma. Oltre che Dante, lei ha letto molto Shakespeare, Amleto soprattutto. Ma Amleto è un tema difficilissimo, bisognerebbe starci sopra dei mesi. In Amleto c'è il ripristino dell'ordine, lei ha scritto una volta. Questo può darsi che l'abbia detto, è una frase che mi assomiglia. Che cosa pensa del personaggio di Ofelia? Di Ofelia che fosse una povera oca, vittima dell'ambiente, insomma. E di Polonio un coercitore della fanciulla. Le interessa di più Dostoevskij o Tolstoi? Penso che sia Dostoevskij sia, non so, collocato in una sfera di maggiore, come dire, di maggiore profondità. Quale dei romanzi di Dostoevskij lei preferisce? Dei romanzi di Dostoevskij, mi lasci pensare un momento, quello in cui figurano gli Staries. I fratelli Karamazov? I fratelli Karamazov. C'è un personaggio particolare che le interessa dei fratelli Karamazov? Mi interessa Alyosha, per esempio. Il domestico è anche interessante. Che cosa ricorda del domestico? Ricordo l'impiccagione di un gatto. Ha impiccato un gatto, forse così, figuratamente, insomma. Non lo ha fatto per crudeltà.